Prince William è stato bollato come fuori dal mondo dall'attivista e autore di R. Show La Mouse Shugba Mimu dopo essere stato fischiato in vista del calcio d'inizio della FA Cup. Il dottor Mouse Shugba Mimu ha detto che le persone che si sono sentite offese o toccate dai tifosi di calcio che hanno fischiato il Duca di Cambridge allo stadio di Wembley sabato dovrebbero superarlo poiché il secondo in linea al trono non è irreprensibile. Ore dopo le scene scioccanti allo stadio di Londra, l'attivista per i diritti delle donne è andata su Twitter per dire: solo il cancelletto Prince William è sorpreso di essere stato fischiato, come è fuori dal mondo questo ragazzo? Credibile. Chi ha un attacco dovrebbe superarlo, il principe William non è irreprensibile. Apparentemente riferendosi all'affermazione che gli assistenti reali temevano che il duca e la duchessa di Sussex potessero essere fischiati se fossero apparsi sul balcone di Buckingham Palace il 2 giugno insieme alla regina e ad altri reali che lavorano, il dottor Mouse Shugba Mimu ha aggiunto: sembra che non sia cancelletto la famiglia reale di Harry e Meghan. Dovrebbe preoccuparsi di essere fischiata sul balcone reale cancelletto FA Cup Final. Gli scherni contro il principe William sono iniziati quando la presenza del duca è stata annunciata durante il prepartita poco prima dell'inizio della finale di FA Cup allo stadio di Wembley sabato. Anche sezioni del pubblico lo hanno fischiato mentre scendeva in campo per stringere la mano ai giocatori di Chelsea e Liverpool. Alcune delle persone allo stadio hanno continuato a fischiare anche mentre veniva suonato l'inno nazionale, così come durante un'interpretazione dell'inno cristiano Abide With Me. Il duca, che ha assistito alla partita come presidente della FA, non ha commentato lo spettacolo di disapprovazione. Dopo la fine della marcia, è tornato in campo per consegnare il trofeo della FA Cup a Liverpool, che ha vinto 6-5 ai rigori. Mentre William è apparso illeso dai fischi, i principali parlamentari hanno condannato gli scherni. Yeah.